L'incomodo. L'appuntamento con Vittorio Sgarbi. Buongiorno professore. Va bene, sì. Perfetto, pronto. Buongiorno. Sì. Buongiorno. Un attimo. Se, quando torni sulla prossima volta, portami il libro su Melchiorre Caffà. Ok. Ce l'ho a casa, no, ce l'hai. No, non ce l'ho quello su Melchiorre Caffà. Sì, te l'avevo dato, ce l'hai sicuramente. Da quando me l'hai dato? Non te lo dirà a casa, a parte massimo. Ma mi pare di no, comunque. Ma è che ti porto un altro. Va bene, portamene un altro, va bene. Sicuro? Ok. Ciao vecchio mio. Ciao. Pronto? Eccoci. Professore, come va? Bene, bene. Senta, che ne pensa di questa grande visibilità mediatica per la resa di corona? Bah, mi sembra più interessante della campagna elettorale. Mi sembra un fenomeno. Diciamo che corona, dal punto di vista criminale, è meno pericoloso di almeno una quarantina di futuri deputati. Per cui, però dal punto di vista, diciamo, avventuroso, uno che scappa è sempre interessante. Oltretutto è un altro esempio di abuso d'ufficio, perché ormai in Italia si vive di reati ribaltati, come dico oggi sul giornale. Uno che fa un reato gravissimo come incriminare Scalfaro, il Presidente della Repubblica, poi si candida, tutto evidentemente utilizzando lo Stato per la sua carriera, viene guardato come se fosse chissà che. E dopo l'esperienza di Di Pietro, che invece a 20 anni di distanza mostra esattamente la corda della sua azione criminale, e invece Corona, che ha fatto delle fotografie, viene condannato a 5-7 anni, perché poi questa storia del ricatto è un'assoluta balla. Cioè, il problema è il contegno delle persone. Se Monti va in un caffè e bacia Passera, e non è responsabile, guardi, è responsabile lui, professore. Allora, ieri sera, guarda, le dico, mi viene da ridere, perché ci siamo scannati io e mia moglie su questa vicenda, perché lei sosteneva esattamente le cose che sta dicendo o starà per dire, perché sostiene che quando un uomo è pubblico e deve avere contezza di quello che fa, e se uno fotografa, il problema è dell'uomo pubblico, che dovrebbe avere un comportamento adeguato al suo ruolo e al suo rango, per cui non è ricatto. Lei condivide questo? Ma più di così, non solo, ma abbiamo anche un esempio. Il solito orrendo ingroia candida o riceve di candidare Zappedu, come si chiama. Sì. Ora io non capisco in cosa è diverso Zappedu da quell'altro lì, da Corona. Uno viene candidato da ingroia e l'altro viene condannato? Non capisco. Cioè, uno sta illegalmente a prendere scatti fotografici a Berlusconi, va bene che Berlusconi è l'ultimo della merda, la cosa schifosa, tutte queste cose, però che vuol dire? È sempre la sua privacy. Certo. Dopodiché li vende ai giornali, li pubblica e viene esaltato e candidato. Quindi mi pare che questo sia il segno proprio di una corruzione profonda, per cui Corona può pagare una multa, semmai, un risarcimento, lo condannano perché non so quale cretino, cioè lui è in galera perché a fronte di Monti e Passera che si baciano, invece di pubblicare la foto sul giornale, propone a Monti e a Passera di comprarsela loro. Esatto. Meccanismo che caratterizza tutta la vita di Della Valle. Della Valle ha raccontato che i fotografi fanno le foto di cose che lo riguardano privatamente, che possono anche essere di profilo non criminale, cioè nulla di strano, non è che Della Valle bacia Montezemolo, ma Della Valle va in giro con sua moglie e le compra lui. Allora, questo meccanismo di offrire le fotografie a quello che ha fatto un'azione che può essere ricattabile, non mi pare che abbia un profilo criminale da meritare 5 anni, ecco, 7 anni. Quello è sproporzionato. Sì, sì. Meriti, non so, ti pago 200.000 euro. Ne hai chiesti 100, ne paghi 200, fine. Ma non è la cauzione, il modo con cui Travaglio dice Berlusconi vuole impedire la carcerazione preventiva, è la sostituzione. Cioè, siccome questo qua non è un criminale, ma è un buffone, un comico, una figura da operetta, utilizzato dalle televisioni, una figura così divertente, fumettistica, che cosa lo devi pulire esemplarmente sul piano etico,
se vuole la sua criminalità, di fotografare lei che bacia il suo, cioè non ho capito che si baci le persone che vuole a casa sua, neanche poi questo, perché a casa sua, come fa Berlusconi, arriva Zappedu o Zappadu. Ah certo, sì sì, neanche quindi, a casa si può stare, sì. Neanche a casa, ma nel caso del reato di Corona è un reato, quello che ho letto, commesso fotografando non so quale calciatore Trezeguet in un luogo pubblico. Mm. In un locale che stava con un amante, probabilmente. Appunto. E allora con altre donne. Il profilo criminale da meritare 5 anni. Per cui Corona, io una volta ho litigato con Barbara Alberti perché mettono anche solo gli eroi del nostro tempo. Dico Corona, eroe, che non vuol dire eroe simbolico sul piano etico, ma eroe negativo, come diabolic, perché c'è le sottotitoli di diabolic e non di ginko. Perché diabolic è un eroe negativo, ma l'eroe negativo è un eroe come un altro, non è che sia. Dicevo questo per rispondere alla domanda, perché ne hanno parlato tanto, perché è un eroe negativo con una vita maledetta, e quindi vita maledetta poi sul piano sempre fumettistico, perché poi c'è di meglio anche per la vita maledetta, cioè io lo conosco bene, così è una persona modesta, con un certo esibizionismo, uno all'altra parte andrebbe premiato solo perché si è scopato Belen, cioè basterebbe questo, è premiato perché ha scopato Belen, la scoperta è scopata, insomma. Quindi mi pare che questo sia. Per il resto, quindi, la pubblicità che si è fatta su di lui è un'altra delle forme di sfruttamento che televisioni e giornali fanno di un personaggio di cui la gente vuol leggere, quindi rientra in un mercato. Senta, stamattina parlando con Giampaolo Panza gli ho chiesto se questa vicenda del Monte dei Paschi di Siena avrà un riflesso negativo sul Partito Democratico, e Panza ha risposto di sì, che aprirà qualche problema a Bersani. Lei che ne pensa? Beh, assolutamente certo, siccome Siena è una roccaforte dei DS, in cui la nomina dei presidenti di una banca è fatta dal partito e le nomine dei sindaci sono fatte dal Monte dei Paschi, cioè una specie di mutuo soccorso, è chiaro che si tratta di una evidente espressione di organizzazione criminale. Se poi ci sono anche delle plusvalenze così vistose, occorrerà che qualcuno se ne occupi, che di Corona o di non so quale altro mezzo criminale di modesto calibro. Cioè Verdini, che pure a me fa orrore, e mi pare una persona sommamente spregevole e disonesta nei suoi comportamenti privati e pubblici, è stato vagamente incriminato per questioni di banche di 1 milione, 2 milioni di euro, cioè bancherotte, minuscole, sì, di banche. Robbe da vergogna. Eh? Robbe di cui, insomma, altro che 5 anni. No, altro che 5 anni, ma allora altro che 10 anni a Mussari e agli altri. Cioè dico, la proporzione dello scandalo Verdini, sì, è una proporzione di 1 a 10 o 1 a 20. Cioè le banche intorno a cui si è mossa la sua azione, che gli hanno tentato, sono questioni da 10-15 milioni di euro. Qua si parla di 10 miliardi di euro, di 9 miliardi di euro, cioè si tratta di questione che riguarda una cifra che è vicina a quella di una finanziaria, per cui da questo punto di vista il problema ha proporzioni più ampie, per cui dico, se si incrimina Verdini, ed è stato fatto, non capisco perché non si deve incriminare il partito i cui esponenti sono i responsabili del Monte dei Paschi. Comunque, D'Alema dice che Mussari l'hanno cacciato via loro, e quindi... E chi l'aveva inventato? Appunto, no, è una implicita ammissione di essere quelli che danno le carte in quella banca. Che appunto. Poi, appunto, l'hanno cacciato via loro e l'hanno nominato loro, perché lo conosco perfettamente, lo conosco da anni. Mussari è stato per anni presidente del Monte dei Paschi, in quota di esse, ovviamente, o PD, certo, come si chiama oggi. Sì, per sì. Cui, se lo hai tolto perché lo hai nominato, ma io poi non so neppure se sia colpevole o innocente. Dico, siccome sulla base delle ipotesi criminali si è costruita la criminalizzazione di Verdini, per dire un caso, perché è analogo in quanto riguarda una banca, sì, e questo naturalmente è stato attribuito al partito di Verdini, non riesco, che poi tra l'altro la differenza è che Berlusconi è una cosa, il partito è una seconda cosa e Verdini è una terza cosa, cioè non è che i crimini di Verdini siano legati al PDL, sono crimini eventuali, presunti, certo, di Verdini per fatti personali. Invece nell'altro caso c'è una organizzazione di partito che domina un'area, controlla una città, attraverso il Monte dei Paschi eroga finanziamenti che sono quelli che hanno tenuto in piedi l'economia senese fino all'anno scorso,
E tutto questo come logica di partito e clientelare. C'è quello che altrove si chiama mafia. Certo. Cioè, tant'è vero che se c'è una roccaforte del PD è Siena. È Siena. Non esiste neanche certo. l'ipotesi che ci sia una destra, il che vuol dire che attraverso quella banca del Senese e della Toscana. Certo. Con tutti i comuni del Senese e della Toscana. Certo. Per cui l'azione ha un carattere dal singolo possibile reato di Verdini. Mm. Allora io su questo non ho intenzione di non essere garantista, ma non capisco come mai devo vedere a, come dire, in carico del PDL un signore che fa degli atti personali e non devo vedere in carico del PD un signore che fa degli atti in nome e per conto del suo partito. Quindi professore, ci dobbiamo lasciare. Sono le 12.32 e scalpita la... Ma al di là dello scalpitare volevo chiudere dicendo sì. che sicuramente questa cosa non potrà fermarsi qua, cioè diventerà un'azione che probabilmente danneggia il PD, certo. proprio perché se si continua a approfondire queste cose che io le dico vengono fuori, ma basta camminare per Siena e per la Toscana, insomma, ecco. E ho visto che insomma i titoli di alcuni giornali sono a tinte forti, ovviamente sì. Ne risente il clima, non c'è dubbio. Grazie professore, la saluta Liana Radici che viene dopo di lei a parlare di benessere e salute. Ottimo, bravissimo. Grazie, buona giornata. Presto.